Buongiorno a tutti. Vabbè, intanto mi preme ringraziare Laura per avermi consentito questa iscrizione estemporanea, non vorrei abusare della giornata perché poi a seguire parlerò ulteriormente, però l'occasione era particolarmente ghiotta per via dei presenti e penso a Gaetano, penso a Trumpi per il loro ruolo a livello internazionale, da un lato nel board e dall'altro negli aspetti di osmosi tra il mondo politico ed il mondo della rete, direi osmosi diretta e inversa. Sentendo le loro esposizioni, soprattutto quella di Roberto, mi è venuto in mente l'affinità di alcune problematiche tipo prettamente tecniche che erano state esposte con altre problematiche che magari non sono di tipo prettamente tecniche ma che sono state discusse per esempio ieri proprio in questa sala a proposito di openness, e che riguarda il costume che in alcuni paesi si sta radicando sempre di più di mettere in campo delle manipolazioni dei sistemi degli indirizzi e dei sistemi di DNS finalizzati a rendere irraggiungibili dei siti a fini vari. Ora, finché questa problematica ha riguardato paesi che noi ritenevamo diciamo abbastanza lontani dal punto di vista quantomeno culturale, penso alla Cina, la cosa è stata di interesse modesto diciamo a livello occidentale, diciamo così. Purtroppo questo problema negli ultimi anni e negli ultimi mesi direi comincia a riguardare paesi che invece riteniamo estremamente affini dal punto di vista culturale, tant'è qualcuno di questi di essere anche l'Italia nello specifico. Abbiamo assistito a 2-3 casi negli ultimi mesi che però muovono da una serie di operazioni fatte, penso ai decreti legge che hanno imposto l'oscuramento dei siti in qualche maniera ritenuti non conformi, non autorizzati dai monopoli, penso al decreto sulla pedofilia che ha avuto come sicuramente nobile dal punto di vista dei desiderata, diciamo così, però che sul fronte tecnico ha avuto come sottoprodotto quello dell'attivazione di un centro di coordinamento che poi si limita a gestire una specie di blacklist di siti. Ultimo caso, quello di Pirate Bay, di cui si è discusso ampiamente ieri qui, e di qualche giorno fa quello dell'oscuramento di alcuni siti commerciali, anche quelli non autorizzati per esempio dalla legge italiana. Ora, l'attenzione che volevo richiamare vostra su questa questione, soprattutto di ICANN, che non credo non c'entri nulla in questa cosa, non è tanto sul merito, cioè sulle questioni giuridiche che portano a prendere certe decisioni che magari sono assolutamente legittime o che lo siano o non lo siano, non è rilevante, diciamo, probabilmente ai fini di quello che sto dicendo, non in questa sede. Prima Gaetano ha detto bene che una delle mission di ICANN è garantire il corretto funzionamento di una risorsa critica attraverso delle metodologie di assegnazione di indirizzi IP e delle metodologie che assicurino la connessione della rete, nel senso che la raggiungibilità di questi indirizzi IP, e analogo discorso è stato fatto a proposito dei nomi a dominio, che poi è un po' lo spirito iniziale con cui è stata creata tutta prima IANA e poi tutto il resto. Ecco, nella realtà io l'interrogativo che voglio porre, quindi la mia più che un'affermazione di un'idea, vuole essere un suggerimento di riflessione, se queste tecniche che sono sostanzialmente basate sul sezionamento della rete, operato non negli endpoint, diciamo, ma all'interno della rete, quindi il rendere irraggiungibile un IP, o ancor peggio modificare il comportamento dei DNS in alcune regioni geografiche o ancor peggio in alcune diciamo sottoregioni logiche delle regioni geografiche che sono quelle gestite dai vari provider, che alla fine quindi ci troviamo con dei DNS che danno risultati diversi da quelli che ci si aspetterebbe a livello dell'infrastruttura. Tra l'altro noi tutti più o meno siamo impegnati su cose tipo DNSSEC, in uno scenario DNSSEC non si potrebbe nemmeno fare, perché DNSSEC vuole scongiurare che possano accadere in maniera fraudolenta cose del genere. Qui ci troviamo di fronte a delle situazioni imposte dai governi. Ora mi chiedo, e chiedo ad ICANN, in questi due ruoli che ho citato prima, se non reputa che possa avere senso rafforzare questo aspetto di importanza di questa cosa, cioè che la rete dal punto di vista degli indirizzi IP e dal punto di vista semantico o dei nomi a DNS non può essere disconnessa, ma il fatto che sia assolutamente omogenea è un fatto sostanziale al funzionamento della rete. Credo che una qualche forma, da un lato di guideline,
con il cappello di Aigan, e dall'altro di osmosi autorevole con i governi, che venga, e penso a Stefano Trumpi su questo fronte, possa valere moltissimo in questo momento, dove io parto sempre dal presupposto che non, nei governi, soprattutto occidentali, non credo ci sia malafede nell'agire in un modo o in un altro. È semplicemente una soluzione che è stata prospettata da qualcuno. È ragionevole che se pensiamo che ci sia qualcun altro che istituzionalmente o perché lo ha guadagnato sul campo è più autorevole, probabilmente anche la sua opinione possa essere utile in questa circostanza. E vi ringrazio moltissimo. Grazie.